suonare al citofono e poi scappare. Un po' tutti l'hanno fatto da piccoli, ma tra goliardia e maleducazione c'è differenza, soprattutto quando quest'ultima arriva al punto da intimorire i residenti di un quartiere. Parliamo di Villa San Martino a Pesaro, dove ieri notte in via Federici si è rifatta viva una baby gang, così la definiscono i residenti, che è probabilmente la stessa passata già agli onori della cronaca martedì scorso e 2 settimane fa. Si tratta di quasi 20 ragazzini che girano con cappuccio e caschi, raccontano alcuni testimoni che però preferiscono rimanere anonimi e non farsi vedere per paura di ritorsioni, ma che ci aiutano a ricostruire queste ultime 2 settimane di terrore nel quartiere. Sono venuti, io pensavo addirittura, ho sentito gridare, questo una settimana fa, ma è da un po' che girano. Ho sentito gridare e pensavo addirittura che avessero litigato nel palazzo, c'è cioè un uomo con una donna, che fosse rimasto fuori, che avesse citofonato e che avesse sbagliato e avesse citofonato me. E niente, appena ho risposto, Roia viene giù in maniera molto rabbiosa, che se io avevo uno stalker nella mia vita mi prendeva un colpo. E poi sono scesi, sono scappati, come poteva capitare negli anni 80 quando citofonavamo noi, ma tutta sta violenza, anche ieri lo stesso, mi hanno citofonato. Io poi non ho dato retta, ho cercato di mantenere la calma, poi hanno citofonato a qualcun altro, ho capito che erano loro. E sono scesa di sotto perché ho sentito gridare poi nel palazzo, adesso vengo giù, cose di questo genere. E sono venuta a cercarli un po', sono andata anche là con i miei ragazzini, ma non erano loro. Poi ho sentito verso là e gridavano e sempre volgarità contro le donne, si vede che sono andati, non hanno paura di niente, state citofonare in quel palazzo là, ma una volta hanno cercato di entrare, sa che sono entrati perché ho sentito sbattere il portone di sotto. Però se la prendono con le donne, perché se risponde un uomo non dico niente. Poi dopo se una magari arriva mentre loro fanno queste cose, magari possono anche aggredire, non lo so. Continuano a citofonare dalle altre parti, nello stesso palazzo e anche negli altri. 2 sabati fa, e li avevo visti anche prima, questi ragazzi all'incirca di 16-17, perché avevano anche i caschi, quindi all'incirca più o meno quell'età lì. Sono venuti a suonare nell'appartamento, nel condominio di fianco al mio, e ho sentito urlare e mi sono affacciata. Più prima sentivo dei botti, quindi non so se sotto la galleria Mimosa hanno cominciato a dare le botte alle serrande. Quindi io mi sono affacciata, però non vedevo nessuno. Poi ha cominciato a suonare i campanelli di là, la signora è scesa, loro non se l'aspettavano. Sono scappati con questi cappucci nella testa e la signora ha detto adesso aspettate, aspettate che chiamo i vigili. E loro hanno cominciato a insultare con delle parole abbastanza pesanti, ecco. Sono tutte persone grandi, anziane, quindi hanno anche un po' paura, sinceramente, ecco, perché involontariamente, se capita che dovessero aprire il portone, questi vengono su, non so che cosa possono fare, ecco. Cioè, sicuramente faranno danni, come è già successo l'anno scorso da Palazzetti. Però, insomma, io ho sentito anche con quelle signore, che sono tutte molto grandi, beh, cominciano ad aver paura. Nel tenere, mi raccomando, il portone chiuso di sotto, mi raccomando, non aprite a nessuno. Insomma, so, è una cosa anche fastidiosa perché alle 11:30 di notte che ti suonano i campanelli, che cominciano a urlare, ma brutte parole, brutte, brutte, a una signora. Beh, insomma, io non so se è riconducibile alla stessa cosa. Io ho visto diverse volte macchine con le gomme bucate. Visto che si ripete, anche l'anno scorso è successo, si sta ripetendo anche quest'anno, magari un giro in più, una macchina, una pattuglia, che ne so, ogni tanto non farebbe proprio male.